la grande pala di Giovanni Bellini che sembra aprire il Rinascimento portato da Venezia in quest'area delle Marche, nello stesso momento in cui Carlo Crivelli dipinge il grande politico della cattedrale di Ascoli, rappresenta uno dei punti miliari non solo della storia dell'arte ma della civiltà locale. L'opera è stata più volte oggetto di interventi. Quello che si è fatto in questa occasione è stata una sostituzione del sistema di contenimento che consenta all'opera in futuro di riacquisire una propria mobilità. Come sappiamo, il legno è un materiale benché reciso, vivo, che si comporta come un materiale vivente e quindi davanti alle sollecitazioni atmosferiche riesce in questo modo nuovamente ad avere una propria mobilità. È un'opera importantissima per Pesaro in cui la grande idea della pala come templum, come edificio, viene risolta da Bellini tramite una perfetta compenetrazione tra la pittura e la grande architettura dipinta da Bellini stesso. La struttura non era più in grado di svolgere la sua funzione, ossia obbligava la tavola a una planarità che era del tutto innaturale. Il legno, che continua a muoversi, si degrada e invecchia nel tempo, ovviamente non era più in grado di sostenere le tensioni create da questa struttura, quindi lì è stata rimossa e sostituita con una struttura, diciamo, che ne segue la forma. A questo punto gli abbiamo dato un imbarcamento, una flessione di circa 3 cm su tutta la larghezza e un vincolo di tipo elastico, mobile, in maniera che possa secondare quelle che sono il naturale comportamento della tavola, guidato dai parametri ambientali o imposto dai parametri ambientali. Siamo molto felici di questo restauro ultimato assolutamente nei tempi programmati, quindi diciamo 3 mesi di lavoro spettacolare da parte dei restauratori, sempre in questa sala con lo smontaggio della pala, della tavola, della struttura, e quindi anche un'occasione unica per quanti hanno visitato i musei in questi mesi per vedere, insomma, dal vivo il restauro di una delle opere più importanti del mondo, delle opere sicuramente più importanti del Rinascimento italiano.